fare una brevissima precisazione, che le quote di ripartizione sono per i profughi, non sono per i clandestini. Assolutamente vero. Cioè, quindi attenzione a questo aspetto, perché noi abbiamo combattuto anche con la Germania e con la Merkel, perché le quote di ripartizione sono per un numero ristretto che anche noi come Italia potremmo gestire tranquillamente. Il problema invece sono i clandestini che non vengono ripartiti nelle quote. Diamo la parola a Massimiliano Fedriga, che fino ad ora è stato paziente, sembra, mi perdoni. No. Lei, per noi è clandestino. Che la parola clandestini non venga sia utilizzata. Una parola che possa essere utilizzata. Ma dopodiché chi sei? Ma chi sei? Ma come ti permetti? Esistono documenti di deontologia, utilizziamo la parola. Questa è una parola xenofoba. Migrati irregolari, migrati irregolari. Immigrati irregolari, è lo stesso. Questo è un richiamo alle regole deontologiche che raccolgo per anche il rigore. Ci ho detto, Federico, ma lo dice, sono disposto al Ministero della Verità, è chiaro che qui abbiamo la maggioranza, un rappresentante del governo che dice le parole che deve usare l'opposizione, è una cosa vergognosa e inaccettabile. Questo è d'accordo. Sono clandestini, sono entrati clandestinamente, rimangono clandestini. No, non sono entrati clandestini. Ci ha detto, usciamo da questa disquisizione terminologica che ho raccolto semplicemente perché facevo un richiamo a una carta dell'Ordine dei giornalisti. Lei ha diritto di dire, utilizzare tutte le parole che attengono al lessico della civiltà. La prego, stiamo sul tema. Renzi ha iniziato nella presentazione del suo libro, ha iniziato parlando proprio di Triton e di quella. E mentendo. Smentendo quella sorta di patto scellerato per cui noi ci prendiamo tutti gli immigrati che sbarcano in cambio di una flessibilità sui numeri. E ha mentito. Ha mentito perché, guardate, non voglio usare le mie parole, leggo semplicemente che hanno pubblicato oltretutto moltissimi giornali, li ringrazio per questo, cosa ha firmato il governo Renzi-Alfano nell'accordo operativo di Triton all'allegato numero 3. Lo leggo, non sono mie opinioni. Le unità partecipanti alla missione sono autorizzate dall'Italia a sbarcare nel proprio territorio tutte le persone intercettate e arrestate nelle acque territoriali, nonché nell'intera area operativa oltre le acque territoriali, quindi quelle italiane. E poi cosa scrive? Nel capoverso successivo viene specificato che le persone salvate devono essere portate in un posto sicuro in Italia e che nessuna delle persone salvate, anche fuori dall'area operativa, può essere fatto sbarcare sul territorio di un paese terzo. Questo ha firmato il governo Renzi-Alfano. E che adesso venga a fare la conferenza stampa dicendo non è vero, penso che sia un'offesa verso l'intelligenza dei cittadini di questo paese. Può sostenere la tesi, era giusto farlo, io contesterò che era sbagliato. Ma dire che non è vero dimostra quanto credibile sono le parole del segretario del Partito Democratico. Spiegaci tu. Sì, allora io inizierei partendo da un numero, che è questo che vediamo, cioè che nell'ultimo al mese arrivano oltre 14.000 persone, con un aumento di quasi l'11% rispetto al 2016. Quindi da gennaio ad oggi sono sbarcate sulle coste italiane oltre 85.000 persone. Questi sono i numeri che hanno smosso l'Italia e l'hanno fatto chiedere alle rappresentanti del governo italiano ieri questa riunione a Varsavia nella sede di Frontex per lanciare un SOS, per chiedere agli altri paesi dateci una mano. Ma cosa significano, cosa sono queste sigle che noi continuiamo a leggere in questi giorni sulla cronaca? Frontex e Triton, ad esempio. Frontex è un'agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne dei paesi dell'area Schengen. Il braccio lungo il Mediterraneo di Frontex si chiama Triton, che è una missione che si occupa di tenere in sicurezza il Mediterraneo e vi partecipano 27 paesi. Triton nasce nel 2014, nasce dalle ceneri di quella che era Mare Nostrum. Mare Nostrum era un'operazione assolutamente italiana, cioè finanziata con soldi italiani, tanti soldi, 10 milioni di euro al mese, utilizzava delle navi, delle imbarcazioni, dei mezzi italiani e gestiva quindi il salvataggio delle persone in mare. Anche a causa delle cifre così alte, dei soldi così alti, della spesa così alta che doveva sostenere ogni mese, Mare Nostrum muore, nasce Triton, che quindi spende 3 milioni di euro al mese rispetto ai 10. L'epicentro si sposta in Europa, quindi l'Italia organizza, sovrintende, ma le navi non sono più italiane, le navi sono di questi 27 paesi, europei che utilizzano 11 imbarcazioni che devono sorvegliare e salvare le persone nel Mediterraneo. Ma non è soltanto Triton che
aiuta i migranti a uscire da questa situazione in cui purtroppo sono. Vediamo chi salva i migranti nel Mediterraneo. Quindi abbiamo a Frontex con 11 imbarcazioni, 6 tra aerei e elicotteri. Poi abbiamo Sophia. Che cos'è Sophia? È sempre un'organizzazione a livello europeo che non ha la finalità di salvare i migranti, in caso di necessità lo può anche fare, ma ha la finalità di fronteggiare il traffico di esseri umani. E poi ci sono le ONG, quelle molto discusse nell'ultimo periodo, sono 9 e utilizzano 13 imbarcazioni. Nei dati successivi, nel cartello successivo, vediamo un dato interessante, cioè vediamo quante persone riescono a salvare ognuno di queste unità che sono nel Mar Mediterraneo. Il dato più interessante è questo, cioè il 13%. Ma perché le ONG riescono a salvare più persone rispetto a delle istituzioni anche più strutturate come la Guardia Costiera o Frontex, che appunto utilizza tanti soldi, anche i nostri soldi? Lo vediamo nella mappa successiva. Ok, questo è il Mediterraneo. Questo riquadro più chiaro azzurro, che include la Sicilia e il sud Italia e anche Malta, sono i confini in cui le navi di Frontex si possono muovere, ovvero fino a 30 miglia a sud dell'isola di Malta possono andare e salvare le imbarcazioni dei migranti. Quest'altra linea rossa invece è quella dove possono arrivare le navi delle ONG, quindi possiamo vedere che lo spazio di mare che occupano le navi delle ONG per muoversi è molto più ampio ed è molto più vicino, 12 miglia dalla costa libica, appunto al punto in cui i migranti lasciano il nord dell'Africa. Ecco perché è molto più facile con loro, per loro raccogliere più persone e salvare più persone in mare. In tutto questo tetris di organizzazioni, di navi che ci sono nel Mediterraneo, chi ha più difficoltà è l'Italia, per quello che stavate dicendo prima, perché negli accordi di Triton chiunque salvi delle persone in mare poi le deve sbarcare sulle coste italiane. Ecco perché ieri, lo vediamo nel cartello successivo, ieri l'Italia è andata in sede di Frontex a chiedere soprattutto queste due richieste, cioè la possibilità in caso di massiccio afflusso di sbarcare i migranti nei porti degli altri stati membri e un codice di comportamento per le ONG, che tra l'altro è una sorta di appendice del primo punto, cioè se un'ave ONG spagnola salva dei migranti in mare, li deve portare in Spagna e non in Italia. Tra tutto questo, una piccola parentesi anche su Malta, perché Malta è un'isola che, come abbiamo visto dalla mappa prima, è il punto più vicino rispetto agli sbarchi, rispetto alla Libia. Però si comporta come tutti gli altri stati, quindi come la Francia, la Spagna, eccetera, ecco, si comporta come gli altri, quindi salva i migranti e poi li porta in Italia, non li sbarca sulla sua isola. Questo è un altro nodo su cui l'Italia dovrà chiarirsi insieme a Frontex. Okay. Sì, sul Fiscal Compact è stato votato dal Partito Democratico in Parlamento. Adesso non si può veramente continuare in questo modo, a che sia una rincorsa alla presa in giro, a dire non c'entro niente. Cioè, è stato votato dal Partito Democratico, noi abbiamo votato contro, saremmo legittimati a dirlo e lo continuiamo a dire che è sbagliato. Ma adesso non può fare un libro dicendo aboliamo il Fiscal Compact, perché diventa ridicolo. E non è in Costituzione, dicevo, perché probabilmente parla anche del pareggio di bilancio, che quello sia in Costituzione, in realtà non il pareggio di bilancio, perché anche questo se ne parla un po' per sentito dire, in Costituzione c'è l'equilibrio di bilancio, cosa molto diversa che è stata molto contestata anche dai rigoristi europei. Un momento, che proprio in questo momento Renzi mi dicono parla delle differenze tra PD e Lega Nord, lo ascoltiamo insieme. Sono idee che noi non possiamo condividere. Bene, di fronte a questo caso che... Pazienza. Pedriga. Sì, e poi scusi. Dicevo, guardi, avete fatto un giusto approfondimento prima sui salvataggi in mare, però questo è stato pubblicato dal New York Times, è difficile da vedere. È difficile da vedere. Però si vede che le ONG non vanno a 12 miglia, vanno sulle coste libiche. Quindi vuol dire che gli altri paesi europei, io non penso che negli altri paesi ci siano dei sanguinari cattivi che vogliono vedere morire tutti. Penso però che non mi mandano possano, tutti da noi, no, dobbiamo andare in pubblicità, ricominciamo dopo che fanno entrare chiunque lo stato pubblicitario, pubblicità.